un caffè al bancone è adesso diventato un lusso, ma cosa ne pensano gli operatori del settore? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Dopo le 18 noi siamo obbligati, non avendo tavoli all'interno per far accomodare le persone, i clienti, siamo costretti a chiudere quella porta d'ingresso e a far accomodare tutti ai tavoli. Nella mentalità della gente qualcosa è cambiata, perché molti pretendono di entrare al volo e prendere un caffè e scappare via. Quando li comunichiamo che non possiamo li accomodare all'interno, ma dovranno accomodarsi al tavolo e verranno serviti in 2 minuti, molti vanno via. Devono cambiare le abitudini dei cittadini, insomma, perché i continui decreti anti-Covid periodicamente ci obbligano ad allargare la nostra sfera di comfort. E così ecco che adesso si possono servire solo i clienti che sono seduti ai tavoli e non più quelli che vorrebbero il caffè o altro al bancone. Misure per evitare o frenare il contagio, che però stanno creando qualche difficoltà a baristi e imprenditori del settore. Noi abbiamo riscontrato un calo di fatturato in questi primi giorni dall'emanazione del decreto. Un calo di fatturato che si ripercuoterà anche sul personale? Assolutamente sì, perché noi proprio in virtù di questo calo di affluenza abbiamo deciso ad esempio di chiudere due pomeriggi a settimana per il momento. Inevitabilmente i turni dei dipendenti non saranno più quelli che erano una settimana fa.